Comunque, se vi Sì, può è quello lì. interessare, vi chiamo, vi scrivo, vi dico che comunque farò la pubblicità. Io No, no, è una cosa molto interessante. andrò comunque a portare porterò dei computer, porterò delle cose, farò un po' di computer grafica vecchio stile. E l'anno scorso ho fatto un po' di pixel Vecchio art. stile col Commodore? Grafica, io No, non Amiga, ricordo. usavo Deluxe Ah, Paint, ok. Ah, okay. poi dopo facevo provare ai bambini, facevo La caricare i risoluzione giochi. di 320x200 pixel. Esatto, a 16 colori. Ed era già tanto, era già tanto. Mamma Poi mia. più Più aumentavi i enorme. colori, c'era la modalità interlace che serviva per Ah. creparti gli occhi. Era fatta apposta, e praticamente l'interlace era una risoluzione in cui a un certo punto era talmente piccoli i pixel che non sapevano da che parte stare nello schermo. Quindi, Sì, ti ricordi l'interlace? mi ricordo. Mi ricordo anche dei videogiochi sperimentali in cui volevano superare i limiti dei. Erano 32, mi sa, i colori dell'Amiga, e praticamente li facevano vibrare, cioè in maniera alternata, accostavano, così, cioè, scambiavano il posto i due pixel vicini in modo da creare l'effetto di un terzo colore. Era un. Degli esperimenti veramente Sociali. da In farti realtà aprire gli occhi. la tecnologia dello sfruttamento grafico del processore dell'Amiga 500 andò avanti e ci furono delle cose molto interessanti. E di fatto la modalità AM, che aveva penso 256 o 16 milioni di colori, era solo per le immagini statiche. Per i videogiochi avevi un limite molto molto basso che dovevi sfruttare tra sfondo e sprite. Quindi è 320, tra l'altro 320 per 200 è anche quella degli arcade. Molti arcade di quel periodo, quella di Double Dragon, così. Però c'erano chip grafici dedicati molto più potenti. E cioè, le schede degli arcade delle tavole Sì. dell'attivo E lì la proprio. grafica era digitale, ma era tutta fatta a mano. Non c'era Sì, niente è che gli vero. aiutasse. Tra l'altro, chi si ricorda di voi l'Amiga 500? Io lo Beh, usavo l'Amiga tantissimo. 500 è che io ho ancora il floppy della schermata, così come tutte le icone e le shell del workbench, vennero disegnate a mano, ma a mano non con un editor, attraverso un compilatore a griglia con codici Ah. 0100, codice colore, Sì. e poi tutto, e poi alla fine invio Una e vedi mappa che di bit. cazzo era venuto fuori. Quindi tu No. non avevi, non avevi, non c'erano gli editor, e venne fatto da una No, donna, che beh. adesso che fu il primo grafico che fece questo genere di grafici su questi computer. Cioè, se ne parla poco di questa persona, però il dischetto famoso del Workbench 1.3 lo fece questa donna qua, così come tutte le icone. Noi poi dopo vennero fatti gli editor con l'interfaccia, selezione il colore, eccetera, eccetera, ma Visuale, sì, okay. ai tempi non Però allora c'era, no, era tutto codice. è tutto codice. Sì. Ma la roba. Quando l'ho scoperto, questa, ho detto, ma perché non gli ha fatto una statua questa tipa qua? Cioè, adesso noi, sì, mouse, sì. Codice. Ah, codice. Programmi visuali per qualsiasi cosa ci sono adesso, per fare qualsiasi cosa, dai siti a. Mai un Sì. bene, però, sai, è molto bello. Quando tu fai questi eventi, effettivamente vedere le nuove generazioni che si mettono e si divertono un botto a fare queste robe qui. Con il mouse a disegnare, con l'effetto mirror mandala, che c'aveva quella roba lì, Ah. che sì. Ed è incredibile come
questo soprattutto i bambini si mettono a sperimentare. Poi un giorno feci un evento in cui beccai praticamente dei disegnatori. Beccai due disegnatori che avevano già lavorato, avevano con dello spente, e questi vedevo che cominciano, prendono, fanno il cerchio. Ho detto, però, oh, ma sto provando, eh? Sì, vedo. E così è incominciato a fare una spiaggia. Tutto, ho detto, ma sì, ma tu questi programmi li hai usati? Ah, sì, lo facevo come lavoro. Ah, porca puttana, che chiacchiera. Ah, sì, ma perché avevo l'Amiga 4000? Ma dai, ma si facevi i videotitoli per la TV? No, veramente, fa sì, ho 4000. Sì, La così. RAI lo usava poi, La Rai lo usava già, per fare è vero. l'installazione con Lightwave, il primo cinema 4D. Sì, è Usava, vero. Che era era. proprio una postazione a parte, è vero. È vero, è vero. Già. È così, ragazzi, dai, venite, venite, così è una buona occasione per Sì, versi no, qui. sembra infatti una cosa molto interessante. Quando sei a tiro, diccelo che così. Guarda, mi hanno già scritto che indicativamente è per marzo. Beh, non è tanto in là, ormai. No, no, infatti, per marzo. Di solito ci sono degli stand di venditori che vendono dai fumetti datati da collezione ai fumetti un po' più normali. Poi c'è tutta la parte centrale ci sono i disegnatori indipendenti e lì sono delle cose molto interessanti. Ragazzi bravi che vanno dall'illustrazione semplice al fumetto classico. Poi La c'è la prima parte. manifestazione com'è che si chiama? Si chiama Comics. Boh, non mi ricordo, c'ho la memoria di un pesce rosso. Che Però. nome strano. Comics, boh, non mi Comics. ricordo. C'ho la memoria di un pesce rosso. Tutto attaccato? No, vabbè. No, beh, Piace, succede. interessante. Sai cosa? Comunque. Arrivo subito. Prego, prego. Beh, interessante. Sono possibilità ancora alla vecchia che comunque dove ti puoi confrontare, poi nascono sempre comunque anche collaborazioni se uno vuole, ma comunque il confronto stesso è molto interessante. Quindi, bene o male, credo sia dietro casa. Tu dove sei adesso, Michele? Sei ancora a Ferrara? No, no, Forlì, dove Ah, abita bene, Forlì. a Matteo, Sì, 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 sì. sono a 10 chilometri, io abito in collina, nella prima collina, prima di Predappio, e invece Matteo abita a Forlì, ma Sì, diciamo sì, più sì. o meno a 10 minuti di strada, sì, non di più, Sì. ma comunque. Il progetto del libretto di istruzioni, dai, facciamo qualcosa. Ma guarda, secondo Creiamo me un'istanza adesso di WordPress. Perché non creare un'istanza di WordPress per buttarci lì un po' di roba e poi magari ordinare in un secondo momento? Oppure non so, voi volete la agganciarvi con questione è qualcosa? interessante. Interessante. Quindi sì, creare qualcosa dove effettivamente diventa una specie di studio condiviso, no? Dove poi effettivamente si può riordinare tutto. Secondo me entrambe le opzioni adesso si possono tranquillamente valutare e fare, cioè l'online, capire bene quale potrebbe essere la direzione più corretta adesso per presentarlo. Anche se sono più del concetto più artistico, intanto facciamo, cioè esprimiamoci, c'è tempo per capire poi dove indirizzarlo. Io arriverei poi alla fine anche a un'autopubblicazione, attualmente si può fare senza problemi, tranquillamente, poi magari si valuta come, facendolo arrivare anche oltre quello dove 30 anni fa eravamo limitati, lo portavi a mano. Attualmente si può fare tutto, quindi rendendo anche digitale, capito? Quindi anche la copia digitale, ma anche la copia cartacea, se uno la vuole poi utilizzare all'evento, come Sì, diceva uno Paolo, o che il nelle PDF fiere. dopo fare stamparlo è un Sì, è un attimo. attimo. E si può fare proprio l'autopubblicazione con tanto di ISBN alla vecchia, capito? O meglio, alla vecchia no, però diventa qualcosa di. Per questo adesso è diverso il discorso della fanzine, perché adesso
e tanta roba. Ripeto, la fanzine. Quindi io non avrei... può essere anche interessante affrontare di nuovo quel percorso. Può essere anche interessante affrontare anche oggi quel percorso, però come adesso anche la pubblicazione fisica. Per esempio, ho visto anche, tra l'altro dove l'ho messo? Comics Cult, ho visto che è stato fatto comunque con un certo tipo di carta, hanno cercato comunque di risparmiare, ma in ogni caso non riesci a risparmiare. Ho cercato di risparmiare soprattutto sui disegnatori. No, vabbè, allora, su Comics Cult sta uscendo in edicole e c'è anche lui, progetto affidato a Stefano Trentini, che ha sempre avuto delle grandi idee, forse una delle ultime riviste autoriali, che era Selene, era proprio la sua, perché poi, a parte Scorpio e l'altro, come si Lancio Story, non esistono quasi più. È tornato in edicola con, grazie alla Sprea, con Comics Cult. E c'è anche Matteo, ho recuperato anche una vecchia storia di Matteo, che poi ha ripreso, ne avevamo parlato anche. Tra l'altro, tu sai come sta andando o è ancora presto per sapere? Sì, no, purtroppo è tardi per saperlo, nel senso che il terzo numero che era già in cantiere e doveva andare a Lucca, Vedi, infatti è un problema enorme in tal senso. Infatti abbiamo consegnato, cioè abbiamo consegnato diciamo gli episodi che dovevano andare nel terzo, però a metà settembre ci ha telefonato dicendo fatto che un bel lavoro. Sì. Gli era arrivata anche a lui la doccia fredda, perché appunto doveva uscire proprio in concomitanza con Luca, in modo da... Sarebbe stato perfetto, sì, da potenziare questa cosa qua. Trento ha sempre avuto delle ottime idee ed è un peccato, infatti. E non riesco a capire se non è più il periodo per questo genere di idee, oppure, non riesco a capire. Allora, è una concomitanza di fattori. Di sicuro il secondo numero è andato malissimo. È andato malissimo perché... però è uscito a metà agosto, con metà delle edicole chiuse. Quelle che hanno riaperto spesso non l'hanno riordinato, quindi non gli è arrivato. E, cioè, nel senso, parlando anche qui a Forlì, c'è un giornalaio col quale siamo in ottimi rapporti, mi ha spiegato anche un po' come funziona la distribuzione e tutto. E anche secondo lui il modo in cui si erano mossi, nel senso, non faceva presagire nulla di buono, perché non ha detto non ne hanno imbroccata una, quindi cioè, o non c'era volontà, o se no non... Poi è sicuramente un azzardo comunque mandare una rivista in edicola, perché non sono più gli anni 90. Però, come dire, è anche vero che non essendoci più niente di quel genere, magari poteva attecchire su qualcuno. Poi è quello, infatti. Primo, ha visto sia il primo che il secondo numero. Già il secondo numero era meglio del primo, paradossalmente. È andato peggio, ma era molto meglio. Era due spanne sopra. Poi sia era... come articolo. Io il secondo, penso che sia... l'ultima pubblicazione di Frettato prima della sua morte l'altro giorno. No, esatto. Aveva comunque una qualità generale veramente migliore rispetto al primo. Peccato, sì, perché poi fanno tantissime altre riviste, lo sai anche te. Sì, non è la stato una quantità industriale, è vero. Poi appunto è stato rimandato più volte, perché all'inizio doveva uscire a dicembre, poi doveva uscire a febbraio, alla fine è uscito a giugno. Il secondo numero non è uscito dopo 2 mesi, ma è stato fatto uscire dopo un mese qualcosa, al Fretta e Furia, nonostante fosse venuto molto meglio, ma perché avevamo già la roba pronta, perché noi in realtà era già un anno che ci lavoravamo. E però è stato fatto uscire fuori, diciamo, in un momento dove non era quasi sicuro che non avrebbe preso nessuno. In più, non c'è stato battage pubblicitario di pochissimo. Più che altro è quello. In un periodo di internet, di digitale,
forse quella è la mancanza un pochino più grossa. Lì non... tra l'altro poi un po' se ne deve parlare, perché dove, per cercare delle recensioni dovevo andare su dei blog che, voglio dire, erano specializzati. Sì, molto specializzati, però sui siti anche di fumetto un po' più, più frequentati, cioè non è neanche stato menzionato, quindi perché? Fumo di China non, ha messo giusto una, come dire, una presentazione del primo numero, però si è fermata lì, vuol dire che comunque anche l'editore non è che gli abbia mandato, non so, la rivista, guarda, la promozione non è andata, cioè glielo dai una copia per fare la recensione, che poi dopo sia bella o brutta, quello non importa alla fine, capito? È un vero peccato, perché comunque è stato affidato a un cavallo di razza come Trento, che proprio negli anni 90, insieme ai Capaboys con il progetto Mondo Naif, oppure anche alla Phoenix e la Telemaco prima, mi sembra, con Cyborg, cioè ci si metteva tanto in gioco con, sì, con riviste autoriali di un certo livello, di un certo tipo. E Trentini, ripeto, per questo dico, credo forse è stato l'ultimo di quei progetti, perché se Helen ha chiuso attorno al numero 74, credo, ed era ancora una rivista, sì, di tema erotico, vedi, però con degli autori da paura, compresa l'ultima storia di quel periodo di Ranxerox. L'ultimo numero, quello dove c'era anche la mia storia, ed è quel l'ultimo, sì. Sì, 76. Sì, sì. Che poi non ha chiuso perché, ha chiuso perché poi Selena ovviamente ha cambiato mestiere, mettiamola così. Però era una rivista autoriale veramente di alto livello. Lui è un cavallo di razza, Trento, ha sempre avuto delle idee ottime. Infatti, no, per questo dico, l'errore, cioè l'errore promozionale, quello che è, cioè un cavallo di razza come lui, con queste idee, cioè, è il tempo che è cambiato, è passato, oppure e non è più possibile farlo in un certo modo, oppure, cioè, non lo so, allora, da quello che ho capito è arrivata anche a lui come una doccia fredda, nel senso che lui era già sicuro che il terzo numero usciva, e che poi forse appunto con anche la gran cassa di Lucca poi si potesse continuare. Sì. E quindi non te lo so dire lì cosa, o aveva forse, bisogno forse è mancata proprio la promozione, secondo me, perché magari altre robe comunque le vedi che parlano, che stanno facendo anche loro, mi arrivano anche notizie un po' troppo profondo proprio. Sì, cioè so che stanno pubblicando anche dei manga, stanno facendo una marea di roba, ma quelle notizie mi sono pure arrivate. Invece di comics... Ma qualsiasi cosa, cioè come editore ha... Lo so, ma lo so, anche di fotografia, io ci ho pubblicato con loro per diversi anni, per vedere, credo, ecco, io sono anche, questo qui che ogni tanto lo ripubblicano pure, sono anche qua dentro, cioè fanno una marea di roba, soprattutto per... digitale, quindi computer, fotografia, ma fanno anche l'uncinetto, fanno tutto, cioè sì, fanno i gattini, i calendari, fanno qualsiasi cosa. Sì, come si chiama? Professione camionista. C'è, veramente? Sì, hanno in mano tante cose. Voi. E quello mi spiegavano, ad esempio, che viene mandata almeno una copia ad ogni giornalaio in Italia. C'è anche da dire che i giornali stessi sono in crisi, cioè non siamo più in un periodo in cui l'editoria è in crisi. Infatti quelli che stanno in piedi devono fare stanno anche altro, nel senso, nell'edicola trovi un po' di tutto. L'altro giorno, mi ricordavo con una mia collega, sotto la sede Via Marconi, di dove lavoro io, attualmente c'è un giornalaio, di quelli classici bolognesi, e c'aveva uno scatolo con scritto anarchia 5 euro. È ormai l'andazzo più o meno. Ma invece la fumetteria a Cento c'è ancora? O? A Cento sì, c'è una fumetteria molto... Ah, c'è ancora, vedi? Vita, sì. Ah. Gokuraku. Gokuraku è stato Gokuraku. Sì, è vero che si chiama Gokuraku, già. E vabbè, io i fumetti li compravo in edicola, poi dopo i fumetti ci sono solo quelli più
Uomo Ragno, quelli poi anche in maniera molto scarna, e invece lì ha degli scaffali veramente ben forniti anche di libri d'arte, gli artbook molto, molto belli. Ah. E una volta aveva i video, però adesso penso che abbia anche le statuine, quella gadgettistica costosissima. Che mi ricordo che seccavo il banco, Martelli. È un po' che non compro, effettivamente. Sì. No, ma sono saliti, non sono più affrontabili, secondo me, i prezzi. No, beh, io l'ultimo fumetto che ho comprato, ve lo faccio vedere. Non è Comics Cult, scusa. È colpa tua. Ah, però. Questo è stato l'ultimo fumetto che ho comprato. Perché compravo praticamente fumetti e senza leggerli, autoconclusivi. Questo qua non ho finito di leggerlo. Vero, che anche io anni fa ho smesso. Beh, c'è un periodo in cui credo che tutti noi, soprattutto in quegli anni, abbiamo avuto l'ebbrezza di comprare tutto quello che usciva in edicola, perché si poteva, i primi anni. Ah, io ho quasi letto tutto quello che mi... Era ancora fattibile. Sì, sì, era ancora fattibile. A un certo momento è diventato improponibile, già in quegli anni. Però era ancora fattibile, perché... Ma anche Remo Williams, cioè io c'ho ancora da qualche parte Remo Williams, perché se lo ricorda, sei numeri di Remo Williams. Invece il penultimo è questo. Abara, sì, perché araba è vero, cavoli, no, si legge da Abara. È un sul Medio Oriente, no. È Tsutomu Nihei, che è il mangaka che ha fatto Blame, non so se l'avete visto. Sì. E lui era un architetto, tanto mi dispiace che non c'è Francesco, che ha abbandonato la via dell'architettura per fare fumetti e ha fatto dei capolavori, solo che sono Blame, che, cioè tutta quella parte lì sono 10 numeri che si concludono in 10 numeri, e ho detto ma sarà autoconcluso, sarà concluso, perché non si capiva se si era concluso o meno, cioè, è un classico, è praticamente 40 pagine senza un fumetto, senza una così, senza un balloon, niente, senza testo, un balloon, interessante, molto interessante. Faceva parlare le immagini sostanzialmente con queste architetture incredibili disegnate, perché lui comunque era un architetto. Aspetta, con questi personaggi, la magia. Con questi personaggi piccolissimi, e la maggior parte era questo personaggio che viveva e girava in questo mondo stranissimo. E faccio vedere un'altra inquadratura, ecco qua, ci sono degli esseri umani qui ma non si vedono queste... è tutto così, poi con questa carne che si disgrega, che diventa qualcos'altro. Incredibile. Io l'ho amato tantissimo e lo amo tantissimo come autore. Adesso è diventato meno grezzo, di errori. Ho fatto anche Knights of Sidonia, una roba del genere. Knights of Sidonia, e ha fatto Blame, The Blame Academy, che era una versione di Blame però con gli studenti eccetera eccetera, con un disegno un po' più fine, però cioè... E questi sono stati gli ultimi fumetti che ho comprato, poi ho comprato Seraphim e poi basta, non ho più comprato niente, però ogni tanto ci vorrei andare a fare un giro per vedere che cosa c'è di nuovo, però sicuramente ricadrei in queste robe molto conclusive. Non ho più pazienza di comprare tutti i numeri, no. Non ce la si fa.
non ce la facciamo più. Io uno degli ultimi era un... c'è una casa editrice che si è messa a fare delle biografie, tra l'altro creando forse, forse comunque già esisteva da qualche anno, dovrei capire, un genere chiamato graphic journalism, proprio perché sono biografie di personaggi famosi, da artisti a... In questo caso era Rigoni Stern, mi aveva incuriosito, e l'ho preso, si chiama Becco Giallo, mi sa, la casa editrice, molto interessante. Becco Giallo molto interessante. Sì. Lo stesso Zero Calcare non fece una cosa del genere, su quel genere. Graphic Journal. Sì. Sì, credo, tu dici quello, non era un... mi sa di sì. Una roba del genere. Ma è, però credo che lui però parli più di storie, perché anche se personali, però non affronta proprio le vicende. Per Graphic Journalism c'è un'altra creata da un ragazzo che conosco, si chiama Edicola Ediciones, che l'ha fatto anche su tipo una graphic novel su Peron, su, capito, quindi specificatamente, capito. Sì, sì. E adesso tiro fuori tutto, poi dovrò rimettere tutto a posto in prima o poi. Però guarda lì, c'era praticamente una graphic novel su cavoli, vedi, non ok, praticamente penso che sia anche questo, è una graphic novel su fatti accaduti storici della guerra, della seconda guerra mondiale. Sì, fatti reali proprio trasposti in graphic novel giapponese. È interessante. È proprio nato un nuovo genere. Sarei curioso di capire quando è successo, con quale fumetto, capito? Con la cartina, le date e gli eventi, successi proprio a modi. Adesso che mi ci fai pensare, a me è capitato ormai una decina d'anni fa, e con Lampi di qui di Forlì e Cesena, volevano ricordare un partigiano locale che era anche un poeta, e quindi c'era uno storico di Cesena che aveva ricostruito la storia, che in realtà è durata molto poco, cioè si parlava di 2 mesi, insomma, della sua, diciamo, militanza su in montagna, però aveva ricostruito tutto quello che era stato il suo percorso e soprattutto i luoghi e quello che era successo, perché, diciamo, aveva scelto il momento peggiore, dove c'erano i rastrellamenti sia dei tedeschi che dei fascisti, e quindi c'erano dei movimenti di mezzi, di uomini che erano anche, cioè, nel senso, storicamente provati e comparivano in più documenti, e volevano fare però la storia di questo, diciamo, poeta che c'entrava poco e niente con il resto della guerra, non spara neanche un colpo, per dire, e si trova suo malgrado quasi coinvolto in questa situazione. E quello era effettivamente quello che dici te, un'operazione di graphic journalism, perché poi mi è stato chiesto di rendere i luoghi, cioè ho dovuto spulciare negli archivi per vedere, perché alcuni paesi, ad esempio dove c'era il comando della Brigata Garibaldi, non esiste più perché l'hanno bombardato. La Brigata Garibaldi. Non c'è più quel paese. Quindi vai a beccare negli archivi, nelle biblioteche, perché poi c'era la gente che ti guardava le bozze e diceva: te a quel tedesco non gli hai messo il fucile che usavano i fanti di quella divisione lì, in quel posto lì? No, effettivamente ho fatto un fucile a casa. No, devi fare il... E dopo vai a... Ed era effettivamente storicamente attendibile. Ovviamente io ci ho messo la grafica, i fatti storici, dopo ce l'ha pensato lo storico. E la mediazione era fatta da un altro che ha scritto i testi in maniera fumettistica. Ecco, quindi
però era uno spaccato reale, e sono una novantina di pagine, adesso non mi ricordo più, però una roba immane, tra l'altro fatte a una velocità, perché il disegnatore che avevano preso non, a un certo punto dopo 10 pagine ha mollato, ha detto no, basta, non ce la faccio, quindi ho dovuto usare degli escamotaggi. In realtà le tavole sono molto piccole, però appunto il computer ci permette di ingrandirle, quindi il formato alla fine era... Hai però... lavorato a mano oppure hai fatto doppio passaggio computer e mano, hai fatto tutto? Allora, ho lavorato inizialmente, doveva essere fatto a china, alla seconda tavola gli ho detto non è una cosa fattibile nei tempi che avete richiesto, perché sto parlando di circa un mese e mezzo per fare una roba del genere, quindi una roba improponibile, motivo per cui c'erano due tavole a foglio fondamentalmente, quindi disegnavo in piccolo, e ho fatto una matita molto molto definita che passata al computer poi passava come china, e poi ho dato una colorazione di bianchi e neri con la tavoletta grafica. Quindi c'è il passaggio, c'è, diciamo, c'è la mezza tinta fatta al computer, ma il resto è a matita. Devo dire che io personalmente mi trovo molto meglio a disegnare a matita, perché non so, mi viene più naturale, riesco a fare dei movimenti o dare delle sinuosità anche ai volti o delle espressioni che poi quando ci vado a ripassare su a china non rimangono uguali, quindi un po' si snaturano, comunque perdono un po' quell'anima e anche quel getto un po' grezzo che c'è quando c'è la matita, nonostante fossero molto definite. E quindi, diciamo, ho fatto un po' come volevo io, un po' come volevano loro alla fine. Però ecco, sì, questo era per dire che sì, è un genere che ultimamente soprattutto vedo che lo usano per la didattica, perché poi lì lo usavano, perché poi i pochissimi partigiani che sono rimasti, almeno da queste parti qui, ancora vanno nelle scuole comunque a raccontare un po', diciamo, alle classi quello che era cioè proprio il vissuto dell'epoca, no? Come si viveva in una città dove a un certo punto, insomma, è diventata una memoria che esatto, sta andando perduta per ovvi motivi. Esatto. Sta morendo. E in quel caso lì volevano affidarsi alle immagini per coinvolgere anche e far vedere il racconto. Quindi potevano ritrovare quello che sentivano. Raccontato a voce anche con delle cose reali, magari incuriosirsi e poi andare a vedere, insomma. Sì, sì. E io penso questo anche perché anche Rigoni Stern era nel Sesto Alpini, e poi perché un mio amico anni fa, dopo che lo ritrovai dopo 20 anni dal militare, che ho fatto l'alpino nel Sesto Alpini, lo stesso di Rigoni Stern, mi regalò Sergente nella neve. Quindi, insomma, sono ricordi anche personali, ma è anche uno dei motivi per cui uno compra anche qualcosa di questo tipo, in un certo senso. Cioè, non c'è niente di politico alla fine qua, anzi, è la ritirata di Russia, quindi non è tanto piacevole. È un genere molto interessante. Stavo guardando proprio adesso che probabilmente l'interesse negli ultimi anni c'è stato, perché c'è stato nel 2017 una serie che parlava di rifugiati siriani che ha vinto il premio Pulitzer, fatto da Jake Halpern e Michael Sloan. Bene o male è un genere che c'è sempre stato nel secolo scorso, bene o male, ma non gli si era mai dato un nome specifico, a quanto pare. E probabilmente col premio Pulitzer hanno fatto questa specie di neologismo. Guardavo anche che ne è uscito uno, Libia, sulla guerra in Libia, scritto da Francesca Mannocchi, che è una bravissima giornalista italiana, se la conoscete, e disegnata da Gianluca Costantini. Quindi interessante. È interessante che diventi anche un modo, diciamo, nuovo in un certo senso, o rinnovato, sarebbe il termine più adatto, per poter parlare di alcune condizioni attuali che altrimenti nessuno se ne accorgerebbe. Cioè, avevo visto a Bologna che c'è proprio uno scaffale a mostra di Rizzoli e di questi fumetti qua.
avevo visto uno sulle Brigate Rosse, e proprio fatto effettivamente è un genere molto particolare, forse anche un po' di nicchia. Probabile. Però diciamo che ribalta un po' quello che è, cioè rivaluta quello che è la cronaca, cioè la narrazione della cronaca stessa. Che uno se ce la va a vedere, io per esempio vado a ricercare gli speciali su Amazon Prime, sulle Brigate Rosse, vai, se vuoi vedere com'è una cosa, ti vai a cercare i dossier, le cose, ci sono tutti i documentari, però e di fatto è. Non ha nulla di artistico perché non deve essere artistico, però effettivamente è una cosa che anche lo stesso Zero Ma Calcare ti dirò, che ci ho sono. aperto a caso, ma aspetta, non ha nulla di artistico, eppure entro i limiti del fumetto, vedi? No, Quello che dicevi che. parlo dei reportage visti su Amazon Prime, così. Sì, ho capito. Invece le edizioni, diciamo che elevano questo genere, che è un genere narrativo sostanzialmente, poi diventa un genere narrativo, Sì, vero e come proprio. del disegno, ed è molto interessante, molto. Cioè, alla fine lo leggi anche con piacere, seppur poi dopo ti rendi conto che sono tragedie. Come detto te, si riferisce ad una bolla ben specifica che però sto notando esiste, cioè di chi si preoccupa dell'attualità, mettiamola, non tanto della politica, proprio dell'attualità, che è diverso. La Ma politica è scollata dal paese reale quasi ovunque ormai, quindi. Però c'è interesse nel capire dove siamo, perché ci siamo e che cosa accade. È diciamo interessante. che accomuna un po' quel filone che taglia in mezzo, che sono quelli gli intellettuali che però Ah, amano, sì. che vengono dalla vita, dai fumetti, che vengono dall'arte visiva o al modo di raccontare le cose in maniera. Perché poi in Italia e cioè in Giappone narrare cose che non sono propriamente infantili o comunque per ragazzi con lo strumento animato o con lo strumento disegnato è una cosa abbastanza comune, ma non solo in Siamo noi Italia. che in realtà li appioppiamo che per bambini, perché da noi prevalentemente sarebbe per bambini, infatti è al contrario, sì, però Ma anche Argentina, Russia sì, verissimo. erano strumenti di propaganda, no? Anche l'Italia, il Balilla era un fumetto, se vi ricordate, era una Sì, striscia Nembo Kid, sì, il Balilla, sì. serviva per avvicinare i bambini, però poi dopo si cambiava totalmente registro, poi quando si usava il cinematografo. Il fotoreportage, e purtroppo in Italia siamo rimasti così per la stragrande maggioranza, e questa, secondo me, è una cosa che rivaluta molto il media sostanzialmente, e a me piace molto. È anche interessante che delle case editrici abbiano anche un filone, perché non è l'unico filone che hanno. Come dicevo prima, c'è l'Edicola Ediciones, che la conosco un po' di più, mi ha incuriosito un po' di più. È interessante che abbiano anche un filone, una collana specifica che parla anche di questo e che continuino a farlo, no? Abbiamo parlato adesso di Comics Cult, che al secondo numero, ciao, cioè non va più avanti, no? Loro invece con costanza riescono ancora a farli. Non escono in edicola, escono nelle librerie specializzate, ma la crisi c'è ovunque. Ci vuole però la costanza ben precisa per fare un genere come questo, sapendo, non dico che ci va in perdita, anzi, perché se ancora fanno questi numeri, queste graphic journalism, non sono in perdita. C'è proprio una bolla specifica a cui interessa. È molto interessante, molto, molto interessante. Quindi il fumetto è evasione, ma può essere anche questo, ovviamente. Le graphic novel sono più complesse, non è più evasione, no? Cioè, No, leggiti due volte di fila, se vuoi, Watchmen, ti suicidi, entri proprio nella dimensione Watchmen e V for Vendetta uno dopo l'altro e pensa al suicidio, probabilmente. sì, Non i quello. film, Sì,
film. Lui non è un soggetto sereno. Cioè, oppure, no. Peggio ancora, volete proprio un film della Madonna? The Invisibles di Milligan, mi sembra, o di chi era? Aspetta, l'avete mai letto? Invisibles. No. Stai però tirando fuori Wolfman, ce lo chiedai, tiriamo tutti il nostro Wolfman. Eccolo lì, vedi. Tutti quanti lo tiriamo fuori il nostro Watchman. Pure è un maestro per patentare in quelle atmosfere. Io Ferrara, il mio Watchman. Io ho aspetta, te lo tiro qui io Watchman. Stai a vedere, adesso flexo, come dicono i giovani. Vedi? Vediamo un po'. Eccolo qua, guarda che ce l'ho ancora. Vediamo che se lo ricorda. Se non ribalto nulla. Quale hai? Quello della Comic Art? Ah no, aspetta. Che usciva a allora, fascicoli. No. No, purtroppo non ho preso Watchmen, ma ha fascicoli col e ho anche i fascicoli di Watchmen. Quello anche della Corso Maltese, per Vendetta, però non è quella V per Vendetta. E ho anche la prima edizione appunto della Rizzoli, quella brossurata. Questo invece era V per Vendetta a fascicoli settimanali. Ma ho anche a proposito di giornalismo di esatto. Le prime edizioni Persepolis. Eh sì, lei è un esempio di è vero. Dov'è Viper Vendetta? Dove sei? Ah, sto un casino qua. No, ma infatti... Io di Watchmen ho quello della Rizzoli, la prima edizione tutta raccolta. Lo vedi? Non lo troverò mai. Eccolo. No. Ecco. Ho trovato, vediamo un po', hop. Eccolo qui, questa è la prima edizione della Rizzoli, con tanto di gatto che cammina sopra, che incredibilmente tiene ancora botta, perché in realtà facevano delle edizioni che bastava aprirle ed erano, e si perdevano anche l'odore di quegli anni. Ah, eccolo, beh, quello lì che... Deve essere le merda. No, io so però quella non è quella. La versione perché... Scrouse tascabile di solo che adesso non la trovo. Quella è quella della Rizzoli? So... No. Ah, quella della Rizzoli? Però... Già riconosco la copertina. Sì, sì. No, non è della Rizzoli. Bellissimo. Qua sì, quello. È l'FS. Ah, della Rizzoli. Io ho tutte le edizioni della Rizzoli, compreso Watch, Me Pro Vendetta, di Corto Maltese. Uscivano come fascicoli settimanali all'interno di Corto Maltese. C'era anche The Man of Steel di John Byrne. Poi c'è anche questo. È interessante, vedi, anche Corto Maltese. Wow. Sì, anche Corto Maltese era un'altra rivista che poi portò questi fumetti per prima in Italia ed era anche quello un contenitore di diversi autori, anche quelle contro... C'era anche la prima storia, mi sembra, fatta al computer di Batman. Ma sì, di Batman, madonna, sì, ce li ho quei numeri. Sì, era orribile, era terribile. Ma una roba inguardabile, proprio. Vero. Era qualcosa di vomitevole. Vero, era roba ignobile. Sì, cioè, non ci si credeva. È una roba degli anni, cioè cos'erano? Anni 90, i primi anni 90, no? Sì, io credo che abbia chiuso nei primi anni 90 Corto Maltese, perché le ultime storie che ha pubblicato, io credo di averlo preso anche l'ultimo numero. Passa, non però, ti sentiamo. Sì, non mi sentite? No, Passerini, Alessandro sta parlando. Ale sta parlando, ma non lo sento. Io lo vedo frizzato. La connessione va e non va. Mi sentite adesso? Ah, ok. Io ti sento, ma ti vedo bloccato. C'è la connessione che sta cominciando, vabbè, ma poi adesso magari, imparandola tanto che un bel ritrovo, ma... dicevo che andavo in via Mortara, perché c'era un negozio di libri usati, e aveva tutti Corto Maltese e all'interno c'erano ancora gli Spillati, oppure c'era addirittura dei Killing Joke, il brossurato, no? E te ne vendevano comunque 1.000 lire l'uno. Io mi sono preso tutte le prime edizioni e le ho trovate lì, persino il Cavaliere Oscuro che è tuo, oppure appunto questo Watchman della Rizzoli.
Cioè, io non li compravo in fumetteria, lì li avevo, non so perché, non so chi fosse il Polle che poi gli portava anche queste edizioni, le ho prese tutte lì. Però vedi, è quello che dicevamo prima, del discorso delle riviste comunque contenitore, e Corto Maltese era una di queste, e fu la prima a portare Alan Moore, Neil Gaiman, fu la prima a portare in Italia questa gente qua, Black Orchid, quindi Dave McKean, cioè, era meraviglioso. Beh, Arkham Asylum. Cioè. Io Watchmen l'ho comprato in autogrill, devo essere. Ho visto, ho detto, no, Watchmen, lo prendo. Ma sei sicuro? Ma sì, sì, ho preso. Ero in autogrill, so dove stavo andando. L'ho stampato mille volte, bello però. Puoi avere Give Me Liberty anche lassù, però non... Bello, di Mead e Gibson. Anch'io, sì. Ce li ho tutti di quegli anni. Erano proprio belli. Stranissimi. Copertine di Bolland. Esatto. Mi ricordavo gli scrittori e vabbè. Beh, ho anche comunque da qualche parte un Frigider con Ramarro di Palumbo, vuol dire, il wow. Primo supereroe masochista italiano. No, no. Ramarro. Era su Frigider o era su Cyborg. Cyborg? Sì, sì. Palumbo, Fabri, che è sempre qua di Forlì, Fabri, lo conosce molto bene Matteo. Poi c'era Cattacchio. Cattacchio, sì. Cattacchio, che anche lui abita qua a Forlì, e poi c'era la, a me faceva impazzire Helter Shelter di della sì, Germania. Sì, è vero, che bello che era. Era innovativo quello lì. E a me piaceva un casino, sì. Lei mi piace un casino. Anche lei lo si trova in tante cose che faccio. E poi era bellissimo Cyber come rivista. Anche sì. Quella durata 6-7 numeri, non di più. Due serie fecero, una della Telemaco e una della Phoenix, e la Phoenix portò una marea di roba interessante anche lei in quegli anni. Ho preso Concrete, non so se ve lo ricordate. Sì, sì. E poi pubblicava anche Vali Palumbo. E, due serie, quindi una con la Telemaco, mi sembra, un nome simile, e l'altra invece con la Phoenix. E non c'erano solo quelli di progetti, prima avevo accennato anche a progetto Mondo Naif, di cui facevano parte anche i Cinque Leghi Ragazzi Morti, o se pensiamo anche Spreliz, era pieno di queste riviste che comunque si riferivano esattamente alla nostra generazione. Adesso sembra che non ci siano, da quello che sento in giro, non c'è niente di fatto in Italia, ma fatto bene. Spreliz era bello, era la nostra generazione, ma anche tutto ciò che era Mondo Naif. Molte cose ambientate a Bologna, perché comunque era la K edizioni, ma erano proprio belli. C'era anche Igor. Igor adesso ha un canale su YouTube ed è molto interessante, fa una divulgazione molto interessante sul mondo del fumetto, su come lavorare nel mondo del fumetto. Non so se l'avete visto ogni tanto. Sì, intanto qualche cosa l'ho visto. Molto interessante. Sì. È una persona che ho sempre seguito abbastanza sui social. In gamba, sì. Al mio corso di fumetto, quando ho fatto il corso di fumetto, io c'era Igor, Cattacchio e Gabos. Cattacchio adesso abita lì. Sì. E Antonio Fara. Persona squisita. Persona veramente... E lui, loro... Non so cosa facciano ancora adesso. Cioè, Gabos, lui si insegna all'Accademia. E Cattacchio insegna anche lui, credo, a Reggio Emilia, all'Accademia dei Comics di Reggio Emilia. Un pezzo da 90, Cattacchio aveva un bellissimo tratto, un bellissimo tecnica di cromatica pazzesca. Mi ricordo che era una persona un po' eccentrica, semplice vestiva. Ma allora... Qui a Forlì c'è la adesso si chiama Fumettoteca, ma in realtà è la Fanzinoteca, quindi c'è un posto dove raccolgono, cioè, tutte le fanzine, e c'è questo patto fulminatissimo che però dai raccoglie attorno a sé tutti più o meno i fumettisti della zona, sia semi professionisti come posso essere io che i pezzi da 90 come Cattacchio, Davide Fabbri
quant'altro. Ma lui quando arriva, perché è capitato ogni tanto di, insomma, di vederlo, ha sempre quest'aria da, non so, da uomo del mistero, però è sempre molto cordiale, molto, fa anche delle osservazioni molto puntuali, cioè se ci si mette a parlare ha una bella testa, insomma. Poi è molto, insomma, ha un tratto molto particolare. Un personaggio. È un personaggio, sì. Poi ha questa voce tutta. Me lo ricordo con questi occhialini spessi e queste cravatte improbabili con queste giacche sgargianti. Me lo ricordo che veniva nell'aula di fumetto e si contrapponeva con Farah, che invece era un normal man sostanzialmente. Normal man. Sì, però Farah, persona meravigliosa, amante dell'insegnamento, e però quando ti giudicava, ti sentivi giudicato da Gesù. Proprio hai peccato, come cazzo fai? Aveva ragione, perché dovevamo solo essere strigliati. E però mi ricordo, poi dopo cambiava faccia, ti vedeva fuori, stava lì a chiacchierare senza guardare l'orologio, c'era proprio una persona fantastica. E ricordi gioventù. Sì, poi venne Igor, che lui era fresco fresco di Giappone. Ah, oi. Già. E ci fece una lezione sull'illustrazione, fece proprio una lezione legata all'illustrazione, all'inquadratura, alla regia dell'illustrazione, proprio molto, e fece vedere le sue tavole che faceva là in Giappone, poi confrontate con altre tavole e prese quegli accettati e il proiettore, presente che c'era l'accettato il proiettore? Sì, sì, sì. mi ricordo. La scuola di fumetto La Nuova Eloise di Bologna. Ah, La Nuova Eloise, che era, sì, anche quella scuola di grafica a suo tempo, cioè lo era insieme a quella di Cento, se non mi ricordo male. Sì. La Nuova Eloisa era unica nel suo genere a Bologna, perché poi tra l'altro ce n'era una in Toscana, non so, a Firenze. E comunque scuole di fumetto si contavano sulle dita in Italia negli anni 90, quindi sì, sì. La Nuova Eloisa era una scuola privata, un istituto privato, e sì, esatto, una retta molto alta. Io mi ricordo che andai a fare il facchino per pagarmela, e andavo in autobus, e c'era, che faceva corsi interessanti per noi, c'era lì, e poi c'erano, come li chiamavano, i frati lì, c'erano a Bologna, c'erano i domenicani, non mi ricordo. Allora, sì, ho capito, dici, no, i salesiani. I salesiani, non mi ricordavo. Però entravi, non mi ricordavo. Entravi nei salesiani solo se riuscivi a camminare sull'acqua. Sì, mi ricordo che c'erano moltiplicare i pesci e i pani, però rientravi. A meno che non fossi fratello. E c'era anche un'altra scuola di grafica, in realtà vera e propria, superiore, non mi ricordo come si chiamava, Bologna, perché c'era Bologna e Ferrara, non c'era, anche di quelle non ce n'erano tante. Antini Valeriani. Antini Valeriani. Non mi ricordo, mi ricordo che era numero chiuso. C'era la Nuova Eloisa, che non era una scuola di grafica, ma era una scuola di fumetto, proprio. Sì. Ed era tutta la compagine dei sardi installati a Bologna, ed erano tutti fumettisti. E vabbè, poi c'era Catacchio, c'era Gabos, c'era Farah, due sardi, poi c'era altri, Igor, che anche lui, se non erro, era. E poi ce n'erano altri che ruotavano tra autori e disegnatori, e sempre nella zona, e in Granata Press, era tutta quella cricca lì, in quella sì, cricca editoriale lì. E Mondo Mongo, tutti i fumetti
e Frigidaire, era quel mondo editoriale lì. Frigidaire ci lavorava Fara. Ma Frigidaire ci lavorava Gabos. Poi la scuola, poi c'era Adriani, che era un istituto tecnico, quindi non c'erano proprio i corsi di grafica, ma c'erano i corsi di tipografia, corsi di serigrafia. Qual è questa che hai appena detto? Gli Aldini Valeriani. Poi dopo fecero anche le aule di grafica, da cui io andai a insegnare là, insegnare gli Aldini Valeriani. E poi c'era questa quando uno cercava il lavoro e volevi lavorare in un'azienda a Bologna, dovevi andare a Salesiani, Domenicani, Francescani. Era praticamente la scuola del clero. Sì. Però era difficilissimo entrare, c'erano... comunque tutti ogni anno volevano entrare, quindi c'era una selezione pazzesca. Io mi ricordo l'ingresso simile a quelli di medicina, cioè era io ci provai quattro volte a entrare, non riuscii mai a entrare. Non mi ricordo qual era però la scuola, però vabbè. Ce n'era proprio una di grafica numero Salesiani, chiuso. Salesiani. Quello che provai due anni e non ci riuscii, e poi dopo invece il giorno stesso in cui la seconda volta non ci riuscii, anche se ero tipo settimo in lista d'attesa, che poi in realtà no, ero dodicesimo in lista d'attesa, l'anno prima settimo, e l'anno prima che ero settimo non venni preso, l'anno dopo ero dodicesimo, e allora mio padre mi guardò perché volevo tornare a scuola, io lavoravo, dopo la media sono andato a lavorare, no, come meccanico, ma non era il mio mondo. Mio padre mi guardò, ero piccolo, no? Insomma, bene o male, mio padre mi guardò, ero lì proprio dispiaciuto, cazzo, dodicesimo, anno prima settimo. Mio padre mi portò a 100, infatti gli devo tanto anche per queste cose che gli faceva all'improvviso. Mi portò a 100, c'era il vicepreside che era Perioli, mi sa, se non mi ricordo male. Manderioli era la preside, ma il vicepreside era Perioli. E erano già chiuse le iscrizioni. Però lui, questo Perioli con mio padre disse, no, ma non si può fare qualcosa, e mi iscrissi. E poi da quell'anno, dopo due anni di lavoro, venni direttamente a cena. Chiuse le iscrizioni, ma non c'era mai, cioè non è che, allora c'era molto, erano tre sezioni, cos'erano? Due, tre sezioni. Allora, ero nella F, non so, però vedi, già era molto diverso, e comunque... Le scuole erano molto poche di grafica in Italia e gli anni in cui l'abbiamo fatto noi era ottima. Cioè io ho ancora dei testi qua, prima per quello caso ne ho tirato fuori uno perché ero lì che parlavo, però c'è ancora, no, la parola immaginata o addirittura anche esercizi di stile. No? Cioè il percorso era veramente, era tosto, perché era tosto, no? C'erano 20 ore di disegno di ogni tipo alla settimana, anche il pomeriggio. Però era un'ottima scuola con degli ottimi insegnanti che poi sono venuti qua a Ferrara alle Einaudi, credo, o la scuola di grafica che c'è adesso qua a Ferrara. Era veramente un'ottima scuola e devo tanto anche a quel tipo di insegnamento. Non so te, Paolo, anche te sei tornato, anche tu eri più grande quando sei arrivato. Io ho fatto l'età dia perché volevo andare a fare l'artistico, ma mia madre mi vietò l'artistico. Perché dicevano che classico e se c'erano? Beh, è vero. Volevo venire a Trasmodossi a Ferrara, se no a Bologna, come ha guardato lì, ha detto però c'erano i drogati, voi vi riconoscete? È vero, no, però è vero, cioè, non è che cioè, vabbè. mi sarei no, mia madre. All'età dia non c'erano, no. Tutti puliti, tutti bevevano solo acqua, cioè pieno di tossico. Mi ricordo degli scambi di francobolli, per parlare in modo tecnico, allora di ricreazione, la paura, cioè, sono proprio dei personaggi. Tanto anche, non erano stupidi, questo che, adesso non farò nomi, cioè la gente in realtà veramente molto brava con le contropalle. Forse per quello in realtà, perché... No, è che comunque era luogo comune che l'ambiente artistico fosse un ambiente fuori regola, ma...
Beh, ma Michele che ha fatto il dosso dossi, infatti era... lo andavamo a prendere un giorno sì, un giorno no, in cultura. Cioè. Io ho desiderato fare un istituto d'arte perché io venivo dall'istituto d'arte Siracusa, architettura e arredamento. E mia madre me lo vietò perché aveva paura che andassi in cattiva strada. Perché all'inizio dicevo, all'inizio io gli proposi quello di Bologna. E Bologna si drogano anche le piastrelle, cioè, casino, no. Allora, c'era ancora anche la montagnola, quella classica, che con 10.000 lire ti prendevi tu scarpe, pantaloni, maglia. Esatto. C'erano anche i pantaloni grandi come dei bambini a Bologna, quindi forse era la cosa più bella. Che... comunque, è vero, ci sono anche... c'era anche la città del sole a Bologna. Allora Ferrara. Ferrara, no, devi prendere l'auto. Ma anche a Bologna? Niente, io venivo dalla Sicilia fresco fresco e sono finita l'etatia. L'etatia ho dovuto fare un test d'ingresso. Perché non c'era le lingue, l'artistico, dovetti studiare francese e inglese. Feci un test d'ingresso penoso, però te la volevano vendere un pochettino, dai. Entri all'etatia, sì. Dai. Invece vieni dentro, dai. No. Sì. Dove allora, vai? Per accedere, perché è successo anche a me una cosa simile, come ti ho detto, non c'è più le iscrizioni, ma hanno scritto lo stesso. Però era veramente una buona scuola. Cioè, allora poi non ce n'erano tante e non si sapeva ancora che cavolo fosse veramente il lavoro di grafico pubblicitario. Parliamo dei primi non 90, non è che cos'è. Però convinceva i tuoi genitori, convinceva, no, perché sai, le pubblicità, no, però... E allora già capito, diceva, va bene, quello lo puoi fare. Michele, non hai provato anche l'Accademia, tu? Ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Venezia, ma sono venuto via perché l'ambiente non mi piaceva molto. C'era per manifesta incompatibilità. C'era. Sì, sì, non mi piaceva molto l'ambiente... esasperato di questi fanatici che volevano fare arte con una litata in aria volendo in inverno vendo bene era pieno di drogati, è vero Michele? No, sai che era il tema di quest'anno del premio che curo, perché davvero divideva gli artisti che si autocelebrano, si autodefiniscono tali o ti vendono venduti come tali, dai frammenti di coscienza. Quelli che non sanno di essere artisti, ma che veramente creano arte e comunicano. Li dividevano in due. E anche il mercato, se così vogliamo chiamarlo, dell'arte, diviso in due. Tra chi ti viene venduto come artista e chi invece la fa. Esatto. Ed è vera questa cosa qua. Cioè, li vedi proprio. Se frequenti quegli ambienti, li vedi. Io sono arte solo perché muovo le dita. Bravo, muovi le dita. Prendi la pancia che devo tagliare l'erba ed è tanta. Cioè. È vero, eh? Ce ne sono una quantità. Quest'anno al Cascella ne abbiamo avuti ben sei. Adesso non sto a dire, non posso neanche fare i nomi, per carità, però che veramente ci abbiamo dovuto dire, va bene, quella è la porta, bravissimi, bravissimi, però che si autocelebravano. Dopo che sono stati selezionati ci hanno detto che avevano dei problemi di vari tipi, detto, ma ve lo dici, dimmelo prima, fammi queste domande prima di essere selezionato. Erano centinaia, rimangono fuori gli altri, recuperiamo quelli che sono rimasti fuori e anche lì hanno rotto, cioè è stato un delirio. Però il paradosso è che era appunto il tema di quest'anno e quindi non abbiamo avuto dubbi su quello che c'era da fare. Prendere chi comunque aveva la volontà di confrontarsi, no? Abbiamo parlato, ci siamo ritrovati appunto per il discorso di viaggio di istruzione, lo stesso concetto, cioè è quello che hai voglia di fare, conoscere gli altri, confrontarti, capito? Metterti in gioco quando partecipi a un premio per capire effettivamente se hai quel linguaggio, quella comunicazione e ti vuoi mettere in confronto con gli altri, cioè ti vuoi proprio parlare, non a gara. Vuoi dialogare con loro. Infatti poi finisce, ed è per questo che poi mi era venuta in mente l'idea di questi format, la serata di premiazione, che dovrebbe essere il 9 novembre, poi alla fine andiamo tutti fuori a mangiare con gli artisti che sono lì, e facciamo un bel cenone tutti insieme, e ricorda, non so se ve lo ricordate, i Passepartout di Daverio, quelli che faceva invitando a casa propria, è meraviglioso, perché vengono fuori una marea di idee, di discorsi, di collaborazioni, ancora adesso collaboriamo con molti di loro, ma è proprio, io farei solo la cena, non farei tutto la mostra, il premio, no, andiamo tutti
cioè siete selezionati, va buono, a posto, siete bravi, anche perché le mostre ora come ora, perdonatemi, ma lasciano il tempo che trovano, secondo me. Non... Le si fa, è divertente, ma sono fini se stesse, a me non mi piace quando una roba è fine se stessa. Andiamo tutti a cena, parliamo di quello che sappiamo fare, della nostra arte, di quello che si può fare, collaborazioni, capito? Ed è sempre il momento migliore. E mi era venuto in mente prima della pandemia poi di fare queste chiacchierate con molti di loro che ho conosciuto negli anni, con cui ancora collaboriamo, e di cui questa cosa qui che stiamo facendo è un'estensione. 30 anni dopo viaggio di istruzione, capito? Che vuole diventare il libretto di istruzione. Dovevi proprio dirlo, 30 anni. Cioè. È improvvisato. Tre anni, hai detto tre anni. Sì, scusa, probabilmente un. Ho capito male, sai. No, sai. È la connessione che salta. Comunque. Io mi trovo a vivere un momento Ghetti, perché io vedo Alessandro che parla, ma è fuori sincrono. Fantastico. Ma lui che fa altro. C'è la connessione che comincia a fare le bizze. Guarda, adesso siamo qua praticamente da 3 ore, ragazzi. Adesso poi dividerò in due, parte uno, parte due, perché ovviamente... Vabbè. Però, in realtà, quando e come volete, non mi interessa la periodicità, non mi interessa il web e tutte le puttanate che si porta dietro con i social. È interessante però confrontarsi e sempre col discorso del trovarsi a tavola, parlare anche a chi è interessato a questi argomenti. In realtà, se volete, può anche diventare un appuntamento fisso questo qui. E al di là di questo, sarebbe bello appunto tornare a creare qualcosa insieme. Intanto ora come ora si può anche fare autopubblicazioni, si può pensare a qual è il modo migliore per proporsi online, andare da Paolo e alcolizzarsi, poi dormiamo a casa sua perché non guida nessuno. Ti accompagno a casa io. Sacco a pelo, faccio anche un bivacco da bravo alpino. Dove questi appuntamenti potrebbero essere anche delle live. Magari ci può. Allora, se volete. Perché in quel modo parteciperebbe anche Michela, ce l'aveva anche detto. Personalmente, attualmente, per quello che faccio, non mi interessano le live, però se volete, senza nessun problema. Anzi, se volete fare delle live perché pensate che ci sia anche qualcun altro che conoscete che può contribuire, può esserlo, sì, se volete, ma, sì. Senza nessuna presenza specifica, non mi interessa. Intanto, se vi va, e vi aggiornerò su questo evento, e... Sì. Cui vi sfiderò a Street Fighter, ho fatto abbraccio di Double Dragon. Double Dragon bisogna arrivare alla fine per tuzzarsi, invece lì... Double Bubble. Faccio i trucchi in Double Bubble. E poi c'è secondo me un piccolo spaccato persone che fanno quel mestiere lì che possono dare degli spunti interessanti. E... È sempre interessante trovarsi, sì, sì. Come dicevo prima. Quindi... Sarebbe interessante rifare anche questo incontro qui, rifarlo. Cioè, a me personalmente piacerebbe, insomma. Poi mettiamo assieme anche qualche cosina da presentare anche così come revival, anche se l'occasione di marzo potrebbe essere, perché non è troppo vicino ma non è neanche troppo lontano, quindi non si perde. Se voi avete delle cose, adesso non sono io l'organizzatore principale ma è un mio caro amico, e se voi volete presentare anche dei lavori, vi do il contatto diretto quando volete, e voi potete coordinare per avere anche uno spazio, e si può fare. Non so le loro tempistiche e le loro modalità di organizzazione, però come artisti c'è dello spazio, l'anno scorso c'erano sia i professionisti che i semiprofessionisti, che anche persone che non erano intese come professioniste che spaccavano il culo. Cioè, per cui questa mia amica, che è un'illustratrice,
ed è una fumettista, ha fatto una graphic novel lei tutta dipinta a mano. Io gli ho animato, si chiama e la chiamano Betta. Quindi Betty. Elisabetta? No, Betty, ma non è. Ah. Era curiosità, giusto? Comunque sì, se volete possiamo fare anche un altro incontro, poi magari ragioniamo anche su queste cose qua. E Michele, se vuoi anche una live. Personalmente non ne trovo la reale utilità. Se però pensate che effettivamente c'è qualcuno che proprio in diretta può essere interessato a quello che diciamo, ben venga. Cioè, diventa molto stimolante. Magari il prossimo incontro lo facciamo ancora con questa modalità. E poi se vediamo se può interessare qualcun altro. Silvia Arbizzani, no, ti volevo dare il nome sulla quale, con la quale si presentava su Facebook, perché si presenta come Silvia Arbizzani. E su Facebook a me i suoi lavori piacciono veramente tanto. Ah, ecco, vedi, prima c'era scritto solo Betty, ma invece adesso mi esce il nome. Sì, Silvia Arbizzani, anche come su Instagram. Ed è veramente, veramente brava. Poi disegna veramente con l'anima, col sangue. È proprio... È Halloween, sì. Sì, esatto. No, ma mi piace molto che ha un'intenzione... è una persona molto verace. Era stata lei che mi ha... Ricordo, avevo conosciuto una pittrice che adoperava il sangue, non mi ricordo però chi è, che dovrò averla dimostra. Ovviamente un certo tipo di sangue. Non mi ricordo chi è però. Vabbè, è una roba di anni fa, non mi ricordo. Non è lei, però ha riconosciuto il nome. Questo stile è molto, molto sentito, molto emotivo. E usa matite, oli. E lei, secondo me, c'era lei che disegnava, e è stata lei che mi ha intrappolato e mi ha detto: no, adesso tu non rompi i coglioni, ti metti qua e disegni con me. Io non sono venuto per disegnare, Betty, no. Degna! No, ma perché ci stimiamo, no? E allora, allora poi, mentre disegniamo, che facciamo delle chiacchiere, bevamo della birra, quindi... Niente così. Quindi, molto easy, molto... Sì, ma così dovrebbero essere le cose, non troppo. Ciao, benvenuti. Allora, oggi abbiamo gli artisti, il morticino suo, poi abbiamo il mazza, ammazza i curati, e poi abbiamo un tal Laupo. Laupo. Ma sì. Cioè. Molto informale. Secondo me, a parte che ci ritroviamo, ci divertiamo. Poi se proprio si vuole presentare qualcosa, gli si pone, gli si chiede un tavolo e si arriva con la roba. E cioè, poi della birra, come dicevi, un tavolo e tutta la birra che potete portare. Tipo. L'anno scorso eravamo in un locale che apriva solo per eventi, aveva degli spinatori. E è un'installazione. Ha venduto molta birra. Ha venduto molta birra. Vabbè. Beh, io approfitterei comunque del fatto che intanto abbiamo la chat su WhatsApp già dedicata, sì. Quindi possiamo, sì. Così non ci si perde più. E no, anzi. Così mettiamo anche a pari Francesco delle chiacchiere che sono andate avanti. Dopo che vedrà offline. Sì, poi offline. Ripeto, magari divido parte 1, parte 2, giusto per perché è stata lunga. Posso anche metterlo tutto insieme, per carità, però insomma. E poi parte io butterei lì anche le idee che un po' che abbiamo accennato, con anche quello che diceva Paolo, con la possibilità di fare un sito contenitore, anche partire soltanto con una pagina Instagram, che forse è anche più gestibile inizialmente, e c'è meno sbattimento, insomma, in modo che
E poi anche l'idea di fare il libretto. Il libretto Oh, di studio. l'autopubblicazione Ah, adesso è veramente ci una starebbe. semplicità. Una volta che si impagina, poi si decide chi vuole impaginarlo, per carità, però ci metti 3 secondi a metterlo Il libretto però con l'autopubblicazione. dovremmo parlarne perché abbiamo stili diversi, abbiamo storie grafiche diverse, ci vorrebbe una storia, qualcuno che scrive, Ah, che ok. finisca tutto, che faccia Ho da un tema? filone, che faccia un filo conduttore con Ah, tutte ok. le illustrazioni che si fanno Ah, questa è o una bella ad idea. hoc. Però il filo conduttore non è il disegno, ma è cioè il testo scritto. Magari Questa è una bella idea, questa. molto. Allora magari si presenta un libro dove si alterna scrittura e illustrazione, o ogni 2 pagine di scrittura molto, molto diramata, molto data, Non so a sé. perché, mi è venuto in mente il vademecum per giovani artisti di, come si chiama, il cantante bolognese. Toffolo. Vademecum per giovani. No, 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 no. Prima ancora. Vademecum per giovani artisti, che era appunto era molto ironico. Antoni, Antoni, Ah, si chiama Tutto Frick Antoni. Antonio. Sì. Che tanto, chissà dove l'ho messo, mi sa che è rimasto a casa di una qualche ex. Vabbè, non so perché mi è venuto in mente, perché pensavo al libretto di istruzione, allora non so perché ho fatto un'associazione con Vademecum per giovani artisti, che era molto ironico, molto libero. È Quindi interessante, qualcosa che... Alessandro scrive e noi Ma non facciamo. scrivo più, cioè adesso fotografo, porca, No, capito? Che rompere i c'entra stanno coglioni, delle scrivi benissimo. Conosco però degli... Allora, c'è una scrittora, ne conosco in realtà di capaci, veramente capaci a scrivere, quindi che possono dare un filo conduttore in realtà. Ma Io il bello adesso... sarebbe fargli vedere delle immagini a campione di quello che fa ognuno di noi. Un'altra meccanica, la leghi e poi gli fai E poi vedere le immagini. lei Io mi pensa di moglie trovare un scrive. filo conduttore partendo No, da, ah, è vero. tipo, dal Tua visivo. moglie scrive. Mia moglie scrive, magari le propongo queste cose. Ottimo. Quindi o si prendono delle cose già fatte o altrimenti si fanno delle cose ad hoc ed è un banco di lavoro anche per noi. Oh, volendo può essere anche proprio perché il primo, sì, ovviamente, come hai detto tu, ho delle cose già fatte oppure... Se si ha il tempo, fare delle cose da nuovo, ma oppure proprio partire proprio con delle cose già fatte, se è possibile, capito? Bisogna capire il filo conduttore, e lì ci affidiamo eventualmente alla moglie di Michele. È interessante. Io adesso però ho la fotografia, se può andare bene come scrittura. Ci metti dentro con anche la fotografia. Qualsiasi, tutto sommato, genere, quindi può essere interessante, non so, Ma sì, è infatti è interessante. bello che si spatti nei generi, anche perché ognuno di noi ha uno stile che è completamente diverso dagli altri, quindi non c'è paura di avere Ah, di sovrapposizione, omogeneità. vero? Beh, sì, beh, Poi ci è starebbe anche interessante. mettere alla Sì. fine una pagina con una foto e una piccola ricordo della vecchia rivista, poi quello che Potremmo rifare la posta del manto. Posta del manto. Del manto era un amico che gestiva la posta. Rispondeva anche alle lettere. Però sai, in effetti è bella questa idea che è il libretto di istruzione, quindi mi è venuto in mente appunto il discorso di Vademecum per giovani artisti, di Piccantoni, cioè ogni numero potrebbe, però poi magari diventa un po' una forzatura e un limite, un finto libretto di istruzioni per cosa però, e ogni volta un argomento diverso. Io lascerei fare liberamente la scrittrice. Anche io, infatti, sì, anzi, sì, perché poi diventa una limitazione inutile che non serve a niente. E poi noi andiamo dietro. Mi Sì, sembra anche un'ottima idea. adesso glielo chiedo. molto interessante, bella come idea. Sì, bene, ci Bene, siamo. dai. Poi anche questi.
anche questi incontri senza una scadenza, senza una temporalità, quando ci va e vogliamo, capito? O live o registrato, come volete, non è un problema. Live, Mila aveva detto che se l'avessimo fatta live ci sarebbe stata anche lei, anche se in chat, perché avevo chiesto anche lei se veniva, ma è ancora timida, mannaggia, peccato. Timida ma ancora lei, la Mila. Sì, lo so, lo so, lo so, lo so. Un po' trascinata, dai. Ma sì. Un po' trascinata. Sì, poi dopo sì, sai sì. Certo, perché poi è una da balotta. Sì, sì, è vero, è vero. Compagnia, sì, sì. Va bene. Ben, ben. Ce l'abbiamo fatto. Abbiamo un punto di partenza. Sì. Questo è buono. Sì. Dai, piano piano, perché sai, abbiamo un'età. Ah, io sicuro. Io no. Michele, nonostante i capelli bianchi, è più giovane, o no? 48. Allora sei più giovane. Un ragazzino rispetto a noi. Hai tutta la vita davanti. Sei forte per la lunga. Beh, lui sono venuti i bianchi, ti sono venuti bianchi i capelli, secondo me, tra il terzo numero e il quarto della rivista. Cioè, sei partito che ce li avevi neri e sei arrivato che ce li avevi bianchi. È tutto un dire. L'importante è che non cadano, amico. Esatto. Anche lì. Ah, sei pieno di capelli. Vabbè, dai. Ma guarda lì, ma sta su, cioè, ti lamenti. No, infatti. Cioè, abbiamo ancora tutti i capelli. Sì, sì. Bene. Bene, dai, allora niente. Adesso andiamo tutti a nanna, piano piano. Esatto, e poi i ricchetti adesso. Andiamo a letto. È l'una. Magari appunto il mese prossimo, se volete, ci rivediamo. Un po' sì. Che cosa può esserci venuto in mente ancora. E esatto. Piano piano. Volentieri. Vediamo un po'. Il seme l'abbiamo lanciato. Bene. Sì, sì. Il prezzo di istruzione. Insieme della distruzione. Sì, ragazzuoli. Insieme della distruzione. È il boy. Ah, è il boy, è vero. No, la sì. Sì, è vero, è vero. Ragazzi, prima buonanotte. Mia. Anche voi. Buonanotte, ragazzuoli. Ciao. È stato bello ritrovarvi. Peccato sia caduto il nostro maestro. Ma lo riprendiamo il maestro, lo riprendiamo. Sì. Tanto è solo il primo incontro. Ciao ragazzi. Di nuovo ragazzuoli. Buonanotte. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.